Ciao ragazzi, sono Stefano. In questo video parleremo della trasmissione e l'ultima volta siamo arrivati a parlare dell'organo dell'affezione. Proseguiremo il nostro viaggio parlando del cambio. Il cambio è il dispositivo che si occupa di variare il numero di giri dal motore alle ruote. Il cambio può essere di diversi tipi. Iniziamo dal più semplice e iniziamo a analizzare il cambio di tipo elementare. Come abbiamo detto l'ultima volta, dalla frizione esce l'alberino primario che va ad entrare all'interno del cambio. Quindi il primo organo del cambio sarà l'alberino primario. Avremo poi questa che si chiama coppia sempre in presa. Avremo un alberino ausiliario e avremo un alberino secondario. All'interno di sempre della scatola del cambio saranno presenti tutte le varie marce, quindi tutti i vari ingranaggi delle varie marce, e avremo poi anche un ingranaggio frontale, che adesso vedremo cosa serve. Per quanto riguarda il numero di giri dal motore, abbiamo, come abbiamo detto la volta scorsa, la frizione, entra quindi all'interno del cambio l'alberino primario, che tramite la coppia sempre in presa trasferisce il movimento dall'alberino primario all'alberino ausiliario. A questo punto, a seconda degli ingranaggi che abbiamo innestato, ad esempio in questo caso una prima marcia, andremo appunto a ridurre il numero di giri da inviare alle ruote. A questo punto appunto vedremo che il numero di giri da 600 dal motore alle ruote effettivamente ne arriveranno solamente 200. Vediamo in quest'altro caso invece. Il numero di giri viene ridotto meno, perché questa potremmo considerarla una terza marcia, e quindi da 600 giri si passa a 400, e quindi la rotazione avviene sempre, il passaggio del numero di giri, quindi la rotazione si trasmette sempre dal alberino primario all'ausiliario e poi al secondario. Quando inseriamo invece la quarta marcia, interviene l'ingranaggio frontale, quindi la presa diretta. In questo caso è come se non esistesse il cambio, ma la frizione fosse direttamente collegata a quello che è l'albero di trasmissione, l'elemento che vedremo successivamente. In questo caso infatti possiamo notare come il numero di giri da 600 passa lo stesso a 600 e quindi non viene variato. In questa maniera possiamo distinguere, possiamo cambiare, possiamo suddividere quelle che sono le marce demoltiplicative, quindi che dividono il numero di giri, rispetto a quelle che sono le marce invece presa diretta, che quindi la quarta marcia, che non cambiano il numero di giri. Proseguiamo il nostro viaggio facendovi appunto vedere questo schema che vi illustra semplicemente la funzione del cambio. Come vedete, se io inserisco una prima marcia, vado a spostare tramite dei leveraggi l'alberino secondario che la va a innestare. Quando inserisco una seconda marcia, vado successivamente di nuovo a spostare gli ingranaggi e a utilizzare un altro ingranaggio. La diversa rapportazione, quindi la diversa grandezza fra questo ingranaggio e quest'altro ingranaggio, cambierà la rapportazione e quindi il numero di giri inviati. Lo stesso appunto avverrà per la terza marcia. Per la quarta marcia, come vi ho già illustrato, il discorso è totalmente diverso, perché si utilizza l'ingranaggio di tipo frontale. Quando però noi abbiamo a che fare con quello che viene chiamato splitter, che è questa levetta posta sul cambio, possiamo andare a utilizzare, a cambiare la rapportazione in un'altra maniera, andando a cambiare proprio la rapportazione della presa diretta. O meglio, perdonatemi, scusate, della coppia sempre in presa. La coppia sempre in presa, come vedete, questa volta è stata cambiata. E quindi per questo motivo, di nuovo, tutte le altre rapportazioni, quindi della prima ridotta, della seconda ridotta, e della terza ridotta, e anche della quarta, sempre ridotta, andranno a cambiare. Per questo motivo, quindi, ci ritroveremo con un cambio a quattro marce, di cui quattro normali, e 4 ridotte. Naturalmente i cambi ormai non sono più costruiti in questa maniera, ma utilizzano un'altra struttura.
Le coppie ormai di tutti i vari ingranaggi sono sempre in presa e vengono inserite tramite dei sincronizzatori. I sincronizzatori sono dei dispositivi che sono formati da un cono di frizione più un'altra parte con settore dentato che spostandosi vanno a innestare appunto questi ingranaggi. Questo rende più veloce e più maneggevole il cambio. Come appunto vedete qua, abbiamo di nuovo sempre quel dispositivo che si chiama splitter che va a cambiare le marce fra lente e veloci. Un'altra tipologia di cambio è appunto quello ZF. Lo ZF tendenzialmente è un cambio che viene utilizzato in particolar modo nei veicoli molto pesanti e che serve ancor più per avere una rapportazione maggiore. Come abbiamo visto prima, il cambio elementare ne avevamo semplicemente 4 marce, ma a questo punto, utilizzando una ridotta o una normale, quindi cambiando quella che era la coppia sempre in presa, siamo riusciti ad arrivare a 8 marce. E se vogliamo ancora di più moltiplicare, aumentare questi rapporti, come possiamo fare? È semplice, si può utilizzare questa cosa che si chiama gruppo epicicloidale. Il gruppo epicicloidale, il quiz, non vi fa tante domande, ma vi basta semplicemente sapere che questo dispositivo è un sistema di ingranaggi per cambi di velocità pesanti sul quale i veicoli, la leva del cambio, non agisce direttamente sul selettore delle marce, ma su un servocomando. L'ultima cosa che vi posso dire è, per quanto riguarda appunto il comando di questo cambio, di questi cambi, che può essere semplicemente meccanico, può essere di tipo pneumatico o può essere di tipo idraulico. Ricordatevi che nel quiz quindi vi chiede questa differenza e vi ricordo anche che pneumatico vuol dire comandato ad aria e idraulico vuol dire comandato invece ad olio. Ci sono anche degli altri cambi che sono comandati da tutti e due, quindi pneumo idraulici. Sempre nel quiz potete trovare queste domande riguardanti appunto all'olio lubrificazione, il cambio è sempre immerso in dell'olio per diciamo adeguarne il consumo e come potete vedere queste sono le domande che vi interessano. Quindi fermate pure il video e dateci un'occhiata. Detto ciò, io mi fermo e ci vediamo alla prossima puntata che parleremo dell'albo di trasmissione. A presto!